Giuseppe, allora noi le abbiamo citate proprio durante il nostro TG Flash News le parole di Cingolani, ha detto beh, per questo inverno dovremmo essere a posto, gli stoccaggi sono pieni, non ci dovrebbero essere dei grandi sacrifici da parte degli italiani in termini insomma di così, rinunce di elettricità e di riscaldamento. In realtà però ha sottolineato la stagione più dura che ci aspetta non sarà questa, ma quella successiva, ovvero l'inverno del 2023 del 2024. Io ti chiedo come mai, perché insomma con un anno di mezzo non c'è il tempo per così mettere una pezza e trovare delle soluzioni alla crisi energetica? Beh, io credo che dinanzi ad una crisi energetica così importante, una prima riflessione da fare sull'Europa, uno dei padri fondatori dell'Europa, penso a Jean Monnet, ricordo i miei studi universitari in scienze politiche, diceva sostanzialmente, pensava ad una Europa come il risultato delle soluzioni trovate alle sue crisi. Ebbene, insomma, dinanzi a questo contesto, l'Europa per certi aspetti continua a veleggiare su acque agitate senza trovare una rotta giusta, una comunità di intenti, ognuno va per conto suo e allo stesso tempo l'Italia chiaramente si trova in una situazione molto molto particolare, nel senso che Cingolani giustamente cerca di rassicurare, dicendo che siamo in grado di fronteggiare questa stagione invernale, fa riferimento agli stoccaggi che sono pieni, però ha anche aggiunto che fondamentalmente avremo problemi sui prezzi, ma ricordiamo se il 20 ci sarà un nuovo incontro, addirittura si dovrà ancora una volta parlare del price cap, anche se notizie di queste ultime ore sembra ancora che l'idea insomma è messa da parte da diversi paesi. Sostanzialmente ha anche aggiunto che purtroppo non toglieremo purtroppo sofferenza a famiglie Vero. ed imprese. Sugli stoccaggi è vero che siamo a dei livelli importanti, però è pur vero che a fronte di un eventuale picco gli stoccaggi sono fondamentali sono utili per modulare i picchi di domanda. Se dovessimo andare incontro ad un inverno rigido, beh, noi avremo la necessità, c'è il serio rischio di dover sostanzialmente trovarci di fronte ad una domanda pari a circa 400 milioni di metri cubi al giorno. Di questi 400, 200 li prendiamo dagli stoccaggi e 200 deriverebbero dalle importazioni. Ma se a questi 200 togliamo i flussi che arrivavano dalla Russia, ebbene, insomma, il problema potrebbe nuovamente, cioè la tensione, la forte preoccupazione potrebbe essere, come dire, protagonista anche di questo inverno. Attenzione, quindi molta, molta attenzione quando si parla di livelli di stoccaggio. Chiaramente Cingolani giustamente cerca di dare una vision positiva, cerca di rassicurare, parlando giustamente dei livelli di stoccaggio che sono sostanzialmente, abbiamo superato il 90%, ma allo stesso tempo, per quanto riguarda il lungo periodo e quindi il prossimo anno, è chiaro che il problema, Valentina, può ritornare nuovamente, nel senso che c'è il tema dei rigassificatori, c'è la questione legata a Piombino. Ricordiamo che il gas naturale liquefatto che noi importiamo dagli Stati Uniti d'America e non solo, via nave è sostanzialmente, come viene trasportato attraverso queste metaniere, in questo modo occupa un volume di circa 600 volte inferiore, e quindi il GNL poi viene trasportato da queste navi e attraverso una pressione atmosferica ed una temperatura
di meno 162 gradi, che serve sostanzialmente per mantenerlo liquido, attraverso i rigassificatori viene trasformato. Attualmente in Italia, come ben sappiamo, abbiamo in più occasioni messo in evidenza, abbiamo tre rigassificatori, c'è appunto la questione di Golan Tundra, che è lungo 300 metri per una larghezza di 40, si trova a Piombino, acquistato da SNAM, serve sostanzialmente per trasformare un quantitativo pari di circa 5 miliardi di metri cubi.